Bella ragazzi! Bella ragazzi! Bella ragazzi! Stasera facciamo vedere come si fa, come facevano a fare i tubi gli antichi romani, tubi di piombo, che si dipartivano dagli acquedotti in pietra, grandi ponti, ma poi erano anche canali che passavano in mezzo alla città a una certa altezza, e a un certo punto c'era un sistema che ripartiva le acque in tubature varie, che passavano sotto terra, sotto le strade, in mezzo alle pietre di alcune strade, di alcune cose. E dato che adesso un tubo di piombo, adesso ormai non se ne fanno praticamente più, se non per usi specialissimi, un tubo di piombo si fa per estrusione o trafilatura o altri sistemi del piombo fuso, allora cosa facevano? Una lamiera di piombo. Cioè fondevano una cosa, la spianavano, facevano sta lamiera di piombo, poi ritagliavano delle strisce, le piegavano e facevano una saldatura longitudinale, una brasatura, si può dire una cementazione. O saldavano con lo stesso piombo, cioè fondendo il piombo, oppure usavano una lega di piombo con poco stagno, che abbiamo ancora oggi, che i nostri vecchi lattonieri, diciamo idraulici, usavano fino a non molto tempo fa per fare queste brasature che in realtà sono chiamate cementazioni. Gli antichi romani erano veramente ingegnosi e sapevano proteggersi in ogni modo con corazze, con le loro architetture militari, ma anche le fortificazioni che riuscivano a costruire. E erano altri tempi, naturalmente. Adesso per proteggersi ci sono tutte altri tipi di tecniche, perché ci sono altri problemi diversi da allora. Problemi più moderni sono quelli, sì, appunto della sicurezza sul web, e quindi questa sera vogliamo poi parlarvi anche di Surfshark VPN, che aiuta ad avere la massima privacy sul web. Ha tante caratteristiche interessanti, sì, una delle quali è quella di poter cambiare la posizione semplicemente con due clic. Sì. Inoltre, un altro grande vantaggio è che avendo un solo account, questo si può utilizzare su un numero di dispositivi, non 2, 3, illimitato: computer, PC, cellulari, tablet, quello che vogliamo. Esiste inoltre un upgrade molto interessante di Surfshark VPN, che è Surfshark One, che permette anche di avere l'antivirus e quindi avere un'ulteriore protezione. Clicca su surfshark.com/chaos per ottenere 4 mesi extra gratis di Surfshark a prezzi imbattibili. Allora, abbiamo qua una sagoma per fare avvolgerci il piombo sopra in lastra. E adesso facciamo una striscina che ci serve come guida. Vediamo un po' se col cutter si taglia bene. E un po' devo passarci due volte. Sì, guardiamo, ecco, sì, devo farci due passaggi, allora si taglia bene. Ok, siamo quasi. È bello mollo il piombo. Non statemi a dire, fa male, cosa stai facendo, usa i guanti. Vi prego, non ditelo, perché... Sì, se uno lavorasse tutto il giorno, il piombo è un conto, ma niente, io ci ho trafficato tanto e non è mai successo niente. Fin da piccolo collezionavo il piombo, rubavo anche i piombini del contatore della luce, i piombini del salame. Quelli del salame anch'io. Era una cosa che era più forte di me, il piombo mi attraeva, lo collezionavo, poi facevo degli stampini col DAS, lo fondevo in un pentolino che mi aveva lasciato mia mamma, questi pacciughi, lo fondevo e lo colavo in questi stampini che gli davo delle forme, fatti di DAS. Il DAS allora era più pericoloso del piombo. Allora, una cosa del genere. Adesso vediamo un po'. Questo ci fa da misura. Il DAS era più pericoloso del piombo perché era semplicemente cascame, ossia tutte le fibre più corte inutilizzabili nella tecnica, cascame di amianto con un legante organico. Allora facciamo un tubo, quindi da tagliare una striscia di questa altezza qua.
Vediamo un po', la tagliamo per così, qua è brutto, ma mi sembra bello, vabbè, facciamo un pezzo non troppo lungo, quindi facciamo questo lavoro. Allora, aspetta, mettiamo qua nel senso della tavola sotto, qua ad alzarlo un po', questo. Ok, perfetto Mike, grazie. Quando c'è da fare rumore. Allora ricominciamo di qua va bene, cutter, cutter, cutter. Allora, facciamo un'incisione leggera così non ci scappa di posizione e poi ci andiamo dietro. Siamo passati un po' di volte, poi tagliamo anche qua. E rifiliamo qua che è mal tagliato, come le mal tagliate con la pasta. Vediamo un po' se si riesce. Sì, qua è molto meglio di prima. Che bel materiale. Sì, veramente affascinante. È un pongo quasi. Sì. È bello, cioè da piccoli, perché è morbido, con le mani puoi modellare il metallo. Poi lo fondi nella stufa. Esatto, la stufa sulla cucina a gas lo fondiamo dentro un pintino, un pentolino. Adesso vediamo un po' come dargli la forma. Questo lavoro sicuramente lo facevano degli schiavi, la parte più ignorante, sì. Un attimo che qua, ecco. La parte più ignorante la facevano degli schiavi, poi c'era chi saldava, chi brasava, che era magari un esperto, o magari anche uno schiavo, un liberto, che aveva un'esperienza, una capacità, un certo grado di istruzione. Istruzione, per dire, sì. Ok. Allora, qua adesso andiamo a contatto. E poi da qui si capisce anche perché gli antichi tubi romani avevano questa forma. E ora qua viene un po' difficile, perché bisogna fare un lavoro. Ci vuole una piastrina da inserire qua in mezzo. Fare una cosa. Ok. Poi con un martellino facevano tutto un lavoro. Adesso io provo un po' a vedere. No, questo è troppo corto. Si possono usare le pinze a pappagallo anche. Per far presto. Vediamo un attimo, vediamo un po' se conviene, questo è un po' alto su questo alluminio, ma ci arriviamo. Chiaramente erano molto più grossi i tubi, però qualche caso, qualche piccolo tubo c'era per delle derivazioni, per una fontanina, magari arrivava la tubazione grossa, poi con dei rubinetti riuscivano, cosiddette valvole, mentre i tubi si chiamavano fistule. Da qui la fistola, che è un qualcosa, un'infezione che entra dentro, perché deriva da tubo in romano. E niente, adesso proviamo un po' ad andare avanti così, a migliorare. C'erano anche dei grossi tubi ottenuti invece monolitici, ottenuti
per fusione in uno stampo piuttosto spessi. Ok, ora qua il trucco è, qua è un po' difficile farlo, bisogna fare questo lavoro. Ora vi faccio vedere il risultato che voglio ottenere. Allora, questi qua devono riallargarsi, quindi facciamo lo stesso di qua, quindi lo mettiamo appena qua, invochiamo appena appena. Adesso facciamo una cosa, dobbiamo un po' pulire qua dentro, e non l'ho fatto prima, raschiamo, toglio la parte ossidata, guardate che la, se usiamo della stearina come flussante riesce a toglierla lei stessa, però io scavo via, ok, un pochino ancora qua, vedo. No, ma basta questo perché è tagliente questo cacciavite e riesce a fare un buon lavoro. Ancora una passatina. Ok, allora proviamo a sfilare. Qua sopra deve rimanere un po' aperto. Vediamo un po' se non basta. Insistiamo ancora con questo. Ecco, adesso è entrato troppo. Ok, nel frattempo io stavo guardando questo saldatore che hai fatto. Sì, che gli antichi romani 99 su 100 lo avrebbero ricoperto di olio di vino cotto. Eh beh, facilmente sì. E quindi mentre fai quel lavoro lì lo applico sul manico. Oh, molto meglio così. E gli diamo anche una scaldatina. Ah, come brucia. Per polimerizzarlo un po'. È vero. Ok, questo qua è pronto, si può andare a cementare con lo stagno povero, lo stagno dei poveri, cioè uno stagno che ha poco stagno e tanto piombo, e tanto piombo per un po' di stagno. Allora, ora diamo un po' di flussante, cioè la stearina. Questa stearina l'avevo comprata negli anni 80, è molto molto vecchia. Vediamo un po' se è un po' raffreddato. Aspettiamo un attimo perché lo copriamo un secondo. Lasciamo sempre fuori la punta. Quindi senza elettricità adesso ho capito come facevano, certo, a usare i saldatori. Deve scaldarsi ancora un pochino. Come vedete, ho iniziato a allenare le mie mani di ferro, di amianto, da ragazzino con la forgia, prendendo il carbone e spostandolo nei posti giusti. Mi avvalgo di una tecnologia non coerente col periodo. No! No!
Sacrilegio! Non usi il manticione di pelle di bufalo. Non lo abbiamo. Proveniente dal Nord Africa. Dalle colonie del Nord Africa. No, anzi, ti dirò di più. La misuriamo? Misuriamo anche la temperatura. 578, visto per un attimo. Sì. Proviamo. Facciamo scaldare bene bene. Dicevano sugli antichi manuali dell'operaio meccanico che questi qua, io ne ho anche uno grosso grosso, ma adesso in un posto che non posso recuperare, che andavano scaldati con la punta in su fino a ottenere quasi la rovenza del retro per far durare tanto il calore nel saldatore, però poi si rovina, dopo caldo si rovina la parte stagnata, si ossida. Proviamo un attimo. Proviamo. Allora. Ok. Ecco. Ogni tanto poi va scaldato, chiaramente. Adesso andrebbe già di nuovo scaldato. Lo scaldiamo di più stavolta. Ok, andiamo. Siamo rimasti qua. Oh, ora si lo, ora lo riprendo qua dietro. Dove ho bisogno di una caldina ancora. Ora vi facciamo vedere cosa facevano per unire due tubi, perché poi erano tutti pezzi lunghi magari 2 metri. Io li ho visti in reali questi tubi qua. I rubinetti si chiamavano valvole, i tubi fistule. E un giorno vorrei fare un'imitazione di una valvola che ho già fatto il modello da fonderia, parte del modello. Allora, facciamo una cosa, tagliamo questo tubo e facciamo una giunta tra i due tubi come fossero due tubi da unire. Abbiamo questi due da unire. Allora, si faceva tutta una cosa così, poi si aprire un po' qua, rompere la saldatura se si può, tiene un po' tanto, ma ecco, forse sì, ce l'ho fatta. Quindi si crea tutto un labbro al tubo. Poi si crea lo stesso, questo ci vediamo tra un attimo, tanto faccio lo stesso lavoro. Ecco cosa abbiamo fatto, abbiamo creato tutto un orlo e faremo una saldatura, una brasatura, una cementazione. Simile a questa tra due lembi. Dopo lo regolarizziamo un attimo e vi facciamo vedere. Ok. Io tanto gioco, Abbiamo questa manopola fatta col portoputti. Vai pure avanti, Vediamo se regge, no, sono curioso, voglio vedere. No, sembra che regga. Sì. No. È troppo, stroppia. Ah, aiuto! Ai. Metticene ancora un po'. Ancora un pochino. Mi sa che bolle. Volle. Lasciamola lì. Ok. Vediamo cosa succede quando... Quando fa presa, no, quando si solidifica. Fa ritiro? Ha fatto qualche gola dentro. Sì. Allora, vediamo un attimo come posizionarci per iniziare.
Ma il piombo con l'acqua trovato sta aveva dei crepa nel pericoli? tavolo. No, il piombo con l'acqua cosa fa? Piombo con l'acqua, grazie all'anidride carbonica sciolta nell'acqua, la quale nelle grotte crea le stalattiti perché scioglie, vabbè, i carbonati, poi si scappa e quindi fa le stalattiti, si tornano carbonati. Col piombo crea un carbonato. Carbonato di piombo. Internamente ne fa uno strato che è estremamente insolubile, proprio insolubile. Perciò questo strato protegge, isola il piombo dai liquidi che ci passano dentro, dall'acqua. Attenzione perché l'acqua con il cloro, l'acqua di città, invece lentamente scioglie lievemente un po' di carbonato, quindi le tubature di piombo al giorno d'oggi che si utilizza il cloro non sono tanto in città, tanto salutari. Se si usassero per una sorgente, per l'acqua di sorgente, non ci sarebbe quel problema. Ora, non so se avete presente tubazioni romane che sono rimaste anche nell'acqua, nel bagnato, sottoterra, sono ancora integre. La copertura del Pantheon di Roma, tante lastre di piombo della copertura, sono ancora dell'epoca della costruzione del Pantheon. E con l'acqua piovana ha formato il suo strato di carbonato sul piombo e non si è mai più corroso. C'è anche un pezzo di piombo buttato lì, non fa niente alla natura, non inquina. Quindi levatevi. Quella cosa che il piombo inquina, aiuto, aiuto, è una cosa ridicola, è stato tutto un business perché hanno tolto il piombo anche dallo stagno delle saldature dei circuiti elettronici. E che tra l'altro si trattava del, mi sembra, 5% di tutto l'utilizzo del piombo, una cosa veramente infinitesimale, e ha creato problemi nella produzione e anche problemi proprio di durata di durata. Allora, questo è nel suo caldo, scusa un Sì, attimo. intanto Che poi la stearina, tolgo lo stampo che sono sono curioso curioso. anch'io di vedere cos'è uscito. E Insomma, ha fatto un po' di le bolle burla, hanno fatto tutta quella superficie eh? Forse andava un po' anche scaldato. lì. Sì, quella mala superficie lì. Allora, prendiamo il nostro saldino, iniziamo a dare un po' di stearina. Ok, c'è andata. E iniziamo a unire i tubi. Ecco, non era abbastanza caldo, lo mettiamo a scaldare un attimo. Bisogna dedicarsi al suo saldatore perché è sempre fuori. Oh, adesso sì. Ecco, adesso abbiamo puntato lì, quindi andiamo a girare il tutto. Un po' di merda qua. Qua non scalda un cazzo. Cos'ha di bello questo tipo di brasatura, detto cementazione? Che questo stagno a bassa percentuale di stagno e alta di piombo, e diciamo non cola, è pastoso e si riesce anche a modellare. Dobbiamo fare questa parte qua, ci metto sotto un qualcosa, scaldo ancora il saldatore perché è piccolo e non tiene tanto il calore. Ora dite, che pacciugo, ma in realtà dovreste vedere le vere saldature dei tubi romani, erano un po' dei pacciughi, però funzionavano, perché usavano mezzi rozzi. Abbiamo fatto tutto il giro. Volendo, questa saldatura qua si può anche, adesso si è di nuovo raffreddato, sì, si può anche lisciare. Quindi abbiamo fatto l'unione di due tubi, raddrizziamo tutto, ancora,
Non so se si vede. Non è colato niente all'interno. Poi questi tubi li incastravano anche tra le pietre di una pavimentazione. Li piegavano. Li facevano passare in mezzo alle pietre e così via. Ora vi faccio vedere una cosa un attimo. Questo è il modello da fonderia che ho fatto, il corpo di un piccolo rubinetto, come facevano nell'antica Roma, una piccola valvola. Le univano il tubo in questo modo, stagnavano, adesso non sto a farlo perché è un modello da fonderia, non posso andare a stagnare. Poi vedete che questo è conico, si allarga verso qua, entravano anche di più per un certo tratto qua dentro. Poi ce lo ribattevano tutto intorno, ottenendo un qualcosa che non poteva sfilarsi. Vabbè, adesso non vi sto, praticamente ce lo schiacciavano intorno. Poi scaldavano il tutto, aggiungevano lega di stagno e alla fine lo brasavano al rubinetto. Sarebbe bello se facessi poi il rubinetto vero, attaccato a un pezzo del genere. Allora, tanti dicono che la civiltà romana dicevano, perché questi sono ricreduti, gli storici, un po' ignorantemente dicevano che è finita grazie all'avvelenamento da piombo, del piombo specialmente nei bambini piccoli, da problemi allo sviluppo cerebrale. E dicevano che è finita per quello da quando hanno cominciato a mettere le tubazioni di piombo. In realtà assolutamente no. Tanto le tubazioni di piombo le abbiamo avute anche, diciamo, Einstein avrebbe avuto acqua col piombo fin da piccolo, perché le tubazioni di piombo nell'800, nel 900, fino agli anni 50 le mettevano, erano, diciamo, la cosa più comune per l'acqua nelle case, negli impianti idrici, sanitari, eccetera, eccetera. Allora, è dovuto sì al saturnismo, all'assunzione di piombo da parte degli adulti. Gli adulti bevevano vino. Il vino era addolcito, piaceva il vino dolce, quando era un po' aspro lo addolcivano con un dolcificante sintetico. Mettevano delle lastrine, delle lamierine di piombo, tutte a bagno in una vasca, coperte di aceto, e lasciavano lì un mucchio di tempo che prendesse aria in questo aceto, queste lastrine di piombo. Si formava acetato di piombo. Non so se qualcuno di tanti voi che guardate il video l'avete mai assaggiato. È una cosa che basta un niente sulla lingua e viene un dolce così antipatico, potente e tremendo, e che anche sciacquandosi non va via, e va via dopo tanti risciacqui, questo dolce qua, potentissimo. Quindi bastava un pochino d'acetato di piombo nel vino che lo dolcificava e rompeva quell'aspro che poteva avere certe annate o certe qualità di vino. E così con questa cosa non si sono fatti molto bene. Ringraziamo quindi nuovamente lo sponsor di questo video che è Surfshark VPN. Andate su surfshark.com/caos e potrete così ottenere 4 mesi extra gratis. E se vi piacciono i nostri video, metteteci un bel like e condivideteli con i vostri amici appassionati di storia e cose di questo tipo. Se, sul nostro canale troverete veramente di tutto. Dalle tecniche antiche a quelle moderne, chimica, meccanica, fisica e quant'altro. Elettronica, anche circuiti a valvole, cose particolari. Di tutto e di più. Sì, a questo punto vi salutiamo e grazie di averci seguiti. Bella ragazzi. Bella ragazzi. Bella ragazzi.